Io sono entrata nel carcere di San Vittore con mio papà, mi resi conto subito che non sarei stata divisa da mio papà. E infatti fummo assegnati nel quinto raggio alla cella 202. Fu l'ultima casina, spoglia, che condivisi con lui. Fummo 40 giorni nel carcere, nel raggio c'erano solo ebrei, famiglie intere arrestate come noi nei modi più svariati. C'erano gli interrogatori spietati della Gestapo che 2 o 3 volte alla settimana chiamava tutti gli uomini e io rimanevo sola nella cella a aspettare che tornasse mio papà. Poi lui tornava e non mi raccontava niente, ci abbracciavamo ed era molto importante. Passarono quei 40 giorni, si parlava già della deportazione annunciata, si parlava che un trasporto o due erano già partiti per ignota destinazione. Poi un pomeriggio entrò un tedesco nel raggio e lesse l'elenco di quelli che dovevano prepararsi a partire, che erano quasi tutti, se non tutti, e sentimmo anche i nostri nomi. Uscimmo nel cortile di San Vittore, era mattina presto. Fummo caricati a calci e pugni sui camion, attraversammo la città incoronata, la città che conoscevo, la città in cui ero andata a scuola, in cui ero andata alle piccole feste delle ragazzine della mia età. Nessuno si è affacciato, nessuno si è messo davanti al camion. Arrivammo vicino alla stazione centrale e lì, via Ferrante Aporti, i camion entrarono in un ingresso che io non avevo mai visto prima e con violenza inaudita, ancora superiore a quella del cortile di San Vittore, fummo scaricati come merce di nessuna importanza da quei camion e in una babele di fischi, di latrati, di urla, di comandi, di calci, di pugni, di bastonate, di fari negli occhi che trafiggevano quel buio. In un attimo fummo ricaricati sui vagoni che erano lì. Poi, quando fummo dentro e i portelloni furono chiusi, sbarrati, ci guardavamo in faccia, era un'umanità promiscua, donne, vecchi, bambini, malati, per di più sconosciuti, un po' di paglia per terra, niente acqua, niente luce, un secchio, secchio per i nostri bisogni. Io mi ricordo che stretta naturalmente a mio papà ci accovacciammo in un angolo, appoggiate le schiene alla parete del vagone. E non mi ricordo assolutamente di aver potuto mai stendermi in quella settimana perché non c'era posto. E poi il treno si mosse, noi non ci rendemmo conto, io lo seppi dopo, che un elevatore portava i vagoni al livello della stazione e fummo portati su ai binari di manovra agganciati al treno che, come tutti i treni della deportazione, ebbe poi la precedenza perfino sui convogli militari, perché era così che la vedevano i nostri persecutori. La persecuzione degli ebrei in tutta l'Europa occupata dai nazisti era talmente violenta e talmente una prerogativa politica, razziale, fanatica, per cui i treni degli ebrei deportati nei lager ebbero ovunque la precedenza, anche sui convogli militari.
così il treno si mosse, lo ricordo molto bene, che in un primo tempo il treno andò verso il sud e credo sia arrivato fino a Modena il treno, forse con l'idea di arrivare a Fossoli. Poi qualche cosa le fece cambiare programma e dopo una sosta il treno partì per lì su. E allora, i pianti e la disperazione. Il pianto durò tanto, quando anche passammo il confine e scesero i ferrovieri italiani e salirono prima i ferrovieri austriaci e poi i tedeschi. E quel viaggio che durava una settimana si viveva un'astenia dolente. E poi c'è l'ultima fase per me la più importante, quella del silenzio degli ultimi un giorno, due, non so, prima di arrivare ad Auschwitz era un silenzio solenne, un silenzio indimenticabile di quando tante persone stanno per morire, perché quel trasporto di 605 persone, che era uno dei trasporti, non era il trasporto, ma uno dei, ebbe come sopravvissuti 20. Ma non voglio mai ricordare quei 20 di cui faccio parte io, 20, 21, non so, ma i 585 che non sono tornati, per cale colpa, quella di essere nati, non perché avessero fatto qualche cosa di male. E in quel silenzio c'era una tale ricchezza morale, c'era una tale solennità che sì, ero una ragazzina anche molto sciocca, ma tutta la vita me lo sono ricordato. Poi il treno si fermò. Eravamo arrivati ad Auschwitz. Dalla stazione di Milano si arrivava ad Auschwitz. Era l'umanità peggiore, era l'uomo nella sua peggiore versione, erano degli odori, dei colori e delle atmosfere che non avevamo mai pensato di vedere nella nostra vita e di cui facevamo parte anche noi. Lì fummo separati, gli uomini dalle donne, e io a 13 anni restai da sola ad affrontare quell'inferno che altri uomini e altre donne, con la banalità del male, avevano preparato a tavolino per tutto un popolo che doveva soccombere, appunto perché era nato.